La storia della società filarmonica La Lira inizia nel 1906, quando 19 giovani simesi si riuniscono per dare vita alla nostra musicapelle. Il maestro era Maurizio Piovano, di Nomaglio, un frequente visitatore della nostra valle. Il grande entusiasmo per la musica stimola molti giovani a studiare, e già nei primi anni l'attività della banda è intensa. La Lira era chiamata a rallegrare feste patronali, matrimoni e feste private, sia ai Sime che nei paesi limitrofi, e si ricordano con entusiasmo gite in tutta la Valle d'Aosta. Intorno al 1970, a causa della carenza di musici, la banda cessa la sua attività, per poi ricostituirsi nel 1979, su iniziativa di Guido Linti e dei pochi soci rimasti. Il rinnovato entusiasmo del gruppo e la capacità dei maestri di attirare i giovani permettono alla banda di crescere di anno in anno, fino ad arrivare all'organico attuale, circa 50 persone, in pratica un issimese su 8. Il gruppo è diretto dal 1994 dal maestro Enrico Montanari, cresciuto proprio all'interno della banda, che con passione ed entusiasmo ha saputo trasformare questa banda dalla società filarmonica che era alla musicapelle che conoscete oggi. Numerose sono state le attività intraprese negli ultimi anni: concerti, sfilate in paese, trasferte in Italia e all'estero. Tra gli impegni più importanti ricordiamo sicuramente i gemellaggi con la banda musicale di Formazza e con la Musikverein Dirschegger, in Austria. Inoltre, la banda partecipa regolarmente ai Walser Treffen, i raduni delle popolazioni Walser sparse intorno al Monte Rosa. Recentemente, la Musikapelle ha anche preso parte al concorso bandistico internazionale di Saint Vincent. Spesso viene chiamata in occasione di carnevali, processioni o concerti, in Valle d'Aosta e nel Canavese. Nel 2006, nell'ambito dei festeggiamenti per il centenario, ha invece pubblicato un libro sui primi 100 anni di storia della banda. La banda è infine sempre presente agli appuntamenti in paese, Natale, Pasqua e le feste patronali di San Giacomo e di San Sebastiano e la festa di Santa Cecilia, esibendosi in sfilate e in concerti. Ovviamente partecipa con entusiasmo ai raduni delle bande musicali valdostane e ha avuto l'onore di organizzare nel 2010 la 38esima edizione della rassegna. Heute ist so ein schöner Tag. La 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 la. Heute ist so ein schöner Tag. La 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 la. Heute ist so ein schöner Tag.